Sì, una nuova attività aperta nell'agosto 2007 a Gaggiano, amico Osteria Macene, molto felice, un grande onore a te qua stasera. Sono qui per due motivi principali. Io, uno perché parliamo di cucina milanese, una cucina molto importante, che è spesso messa magari in secondo piano, ma molto, molto, molto corrente rispetto a quella che è la cucina moderna, una cucina complessa. La cucina milanese è una cucina diversa, una cucina che bisogna di tempo e di tempo per fare. Noi assolutamente siamo specializzati sia in risotti ma in tutta quella che può essere definita una materia prima classica che abbia una tradizione che viene sempre più dimenticata, quindi a fianco dei risotti come quello alla milanese, quella della salsiccia o la mortese, abbiamo anche altre tendenze come lo subuco, la cotoletta, ma anche nervetti, lingua, cotechino, anche materie prime molto povere come la fettina e il polmone, ormai quasi dimenticate da quasi tutta la ristorazione. Io penso che quello che l'abbia fatto vincere non posso dirlo io, però sicuramente tutti i finalisti, anche chi è arrivato nelle altre posizioni, l'ingrediente segreto che è poco raccontato è quello dell'amore, del cuore. Il lavoro del ristoratore non è un lavoro imprenditoriale ma un lavoro artigianale, è una trasformazione del cibo e quindi ci sono le emozioni, la passione delle persone e il consumatore finale che infila il proprio cucchiaio all'interno del piatto quando mette il cibo in bocca sente anche questo, senza che sia questo che faccia la differenza. Quindi un segreto per le casalinghe, per la casalinghe? Mantecare, tanto burro e tanto formaggio, molto di più di quello che si può fare. Grazie a voi.